Rieccoci, non si sa né perché né per come. Io non c'entro niente. No, stavo scherzando. Te ne mossa tu è successo, però non credo è per te. Ma dato che non stava dando bug di nessun tipo la live, ha deciso proprio di crashare del tutto. Chissà se ci stanno ancora. In teoria penso di sì, io. Dai, devo far raccogliere. Ma perché quando arrivo voglio farlo non lo fa fare? Okay. E questo la sentirei sempre fare. Anche se ho vinto sono morti tutti qua. Non c'è mappa. Non c'è mappa piccola. No. Eccolo Xander. Eccolo qua. Mi stavano mancando, incominciando a mancare i problemi delle live. Vero, vero? Ma noi siamo qui sempre sul pezzo. Davide, dove sei? Adesso io dovrei andare qui. Di preciso qui. Ci abbiamo organizzato, Davide. Ci dobbiamo. Iniziamo da qua, luogo non scoperto. Vediamo pure che cosa mi ha dato l'inventory. Beh. Buono. Chi è? WhatsApp. Non è vero, devo palle, dove levamo le notifiche di Discord. Intanto andiamo sul viaggio rapido, almeno ci risparmiamo un po'. Ho scoperto da oggi che ci sono i viaggi rapidi, però meno male! Poi ci risparmiamo un po', no? Perché è tutto caricamento. Quello è vero, c'hai ragione. Viaggi? Dove? Però là è più non ansia perché. Non ansia sempre, quando fa la lesbica con le altre non produce rumori. Oddio. Oh, bellissimo! Ah, ma si lancia così? No, di solito no, di solito la faccio morire cascando. Ma lo voglio rifare. Olè! Olè, mutande se l'ho viste! Ah, pure sì, ormai. Proviamo a rifarlo? No, non lo rifà. Basta! Non c'è spugna sotto. No, volevo farlo da di qua. Yeah! È morta, non è vero. Sì. Dove cazzo sto? Ok. C'era un attimo compenetrata, mi sa che quella roccia. Sto così, Che culo. Ma manco tanto. Dai, perché lì non sali su? Io oggi la stessa cosa. Cavalluccio storno. Sì. Dove sta? No. Dov'è? È dentro la roccia! O è dietro? Ah no, sta arrivando, ok. Cavallaccio! Mi, quanto cuori, filmati! Sei pronto, Xander, a vedere il cavallo saltare? Morire? Nel vuoto! Yeah! Non è vero. Oddio, meno male! Scusa?
Andiamo? Ah, ma ci passa? Non ci posso per la cresta rossa, giusto? Che di solito è di pelo e la mia è d'adamante, quindi non può passare là sotto, giusto? Confermo, no, è vero, sto andando su. Fermo. Ho quasi paura lei comunque quando dice le cose. Non è vero, non mi sta sul cazzo, perché mi diverto. Perché ti sta sul cazzo questo povero cavallo? Il problema è che lui quando si può lanciare si lancia, quindi con tutto il cavallo o con non il cavallo. Ma che? Una macchina? Trattore là. Devo trovare. Ah sì, l'ho visto, mi ha mandato mia sorella. Non ce la posso fare. Poi te l'ho condiviso pure su WhatsApp. Sul gruppo quello con gli altri. Che sto sempre a guardare. Una tomba antica. Ma Oh, una tomba. Wow. adesso diventiamo Tomb Raider. Ho visto metà sveglia domani, cazzo. Ma ti ha fatto sapere niente, No, Alessandro? quindi faccio 2,4, 2,20. Mi spiace per te. No, per me va bene. No, no, mi dispiace per te che tu dovrei alzare lo stesso e accompagnarmi, però. Mi Tanto ormai. spiace. Davide si è abbandonato. Sì, amo. A scoppio ritardato, tesoro mio, però. Intanto sì. Vedete quando butti gli uomini da una rupe, fanno casca a terra e dopo fanno. Ma che bello, ti senti cosa hai avversari? Oddio, mi ha fatto quasi vomitare Sì. Non guardare. un attimo. Com'è la mira de... no, no, adesso... No, dico no. semplicissimo. 6.000... Oddio, sembra Cosmo, Sì. Uncharted. A Mamma mia! Ma te sta piacendo un botto quello che ciao. Meglio nascondersi. Ma sta zitta. Dio, sembra Uncharted. No, ma visto, cazzo. L'ha visto sì. È lassù. Te Allora, giù, lei era lui che lo diceva. ne manca uno. Forse. Uno qui nell'accampamento stava. No, Non forse. sta più sotto, coraggio. Ti devi fermare però. Fenomeno!
Vabbè, un far grosso li rimette da sede. Dopo di questa. Perché? Io me ne vado. Al bagno, però io me ne vado. Ah, qua è una corsa ostacoli. Ok. Fammi vedere dove sto sulla mappa. Ok. Oh, botta di culo, ti ho dimostrato già prima che qua mi chiamano occhi di falco proprio con l'arco, eh. Grazie al grande potere di Aloy. Cazzo sono? Perché mi dà una cosa viola qua però? Perché mi li dà tutti lì? Che cosa c'è qui sotto? Io ho paura. Forse si deve entrare da qua dentro, ok. Eh sì, infatti. Andiamo adesso all'oracolo, che andiamo qui dentro a fare strage. Avanti solo. Poi non li puoi tirare, quello è il brutto di sti vasi. Ho sbagliato, vai giù. Guarda, guarda, morto. Così? Ancora non vado troppo lontano qualcosa però. Nodo di Amiride. Accordo, Zaffiri da vendere a prezzo pieno. Incontro per lo scambio al forte di Desfina. Amiride, vabbè. E a figlia di Festo! Torniamo dentro.
Morto. Mazzo tutti io. Ma ha proprio deciso di crashare. È andata via proprio tutto quanto perché ha deciso proprio di crashare Streamlabs. Ma non sarà né il primo né l'ultimo problema che ci darà, ne sono sicuro. Non chiudo stasera però. Purtroppo Xander lo sa, ci siamo abituati. Purtroppo. Meglio là solo, come cazzo ti faccio arrivare là solo prendo ad arrampicare? Sì. Ottimo, purtroppo. Abbiamo combattuto con di tutto, con il gioco che andava a scatti, con la live che andava a scatti, con il programma che non leggeva Avermedia, che la scheda di acquisizione. Voglia. Allora. Risalto in testa. Parliamo. Noi cerchiamo di seguirla stavolta il discorso che fa. Posso fare qualcosa per te oggi? Devo far affiggere una corona di vivo alla porta della donna che si sposa. Ha appena dato alla luce un bel bambino. È meraviglioso, levatrice. E sta bene? Come sta la madre? La madre e il bambino sono forti. Perciò c'è del lavoro da fare. Il padre è un comandante. Bisogna inviargli un messaggio. E ucciderlo, eh no. Bisogna sacrificare delle capre agli dèi. Adesso io dirò, ditemi voi quale devo rispondere tra le due e io vi dico già adesso la risposta che dà lei. Ormai è routine delle sue live e guarda caso succede sempre quando ha qualche visualizzazione in più. Ohia! È che non regge, è proprio Simlabs, è che non regge la cosa. La prima tu, vediamo di che dice Xander. Ok, lei dice, vuoi qualcuno che effettui la consegna? Lei dirà, no, voglio che tutti gli animali vengano uccisi. Spremo X. Vuoi che effettui la consegna al comandante ateniese? Come Sì, si? Stranissimo. deve arrivare senza danni. È la prima volta che mi succede Perfetto. tre cose del genere, tre cose in cui io rispondevo una cosa, quella mi diceva no. Voglio che fai quest'altro, che era la risposta successiva. Matteo X ha smesso di funzionare, giusto? Allora, dove devo andare? Poi tu però c'era la missione da darmi. Vengo dopo quando devo tornare a prendere la ricompensa di quella. No! È partita la missione dell'oracolo, vaffanculo. Un gigante dal sangue blu, ne ha lì, eccomi qui. Senti, zio, se non sei capace di capire i dialoghi, non parlare con... Oh, oh. Che
Carichiamo, no, carichiamo sì o no. E fu. Lui chi è? Ci sto Dio. Solo che sembrava interessato alle leggende. Come te, ho pensato che saresti andati d'accordo. Come lei. Indietro col dito. Che fa? Faccio indietro? No, oppure queste cose qui vanno proprio a cambiare la missione che ti verrà data dopo. A levartele. Che per esempio io c'avevo la cosa di poter uccidere quello là di prima, il Depore, come cazzo si chiamava, già da molto tempo. Invece avrei perso tutte le altre missioni, quindi. Cosa è passato dietro di lui? Sono qui per conto di un ateniese, un uomo molto potente. Vogliamo porre fine a questa guerra. Avevi detto di aver fatto all'oracolo una domanda personale. La guerra è personale, Barney. Beh, effettivamente. Sono semplici persone. Ogni città invia un teoro o ambasciatore sacro a chiedere consiglio per conto della sua gente. La pizia plasma non solo il destino degli individui, ma dell'intero mondo ellenico. Immagina il potere che avrebbe chiunque riuscisse a controllare quello che dice. Solo Apollo può farlo. Sì, naturalmente. Spesso le profezie in tempo di guerra risvegliano emozioni violente. È saggio rinfoderare le armi. Spargere sangue a Delfi è considerato un insulto ad Apollo. Le punizioni sono severe. Quindi facciamo strage? Per la pizza. Ma questa fine. Sarò vecchia quando sarà il mio turno.
Hola Flavio, ciao, buonasera. Da quest'altro lo spavaldo a 3000. Sì, tutto bene. Un po' stanco per lavoro, ma si va avanti. E abbiamo appena crashato la live che stavo facendo prima, ma dettaglio, ogni volta è così. No, non devo andare alla pizza, mi devo andare laggiù. Che cazzo è Fozio che mi sta insultando? Lo uccido, dov'è? Non sei tu Fozio. Vabbè. Cosa non c'hanno i nomi scritti sopra? Tu! È quello di prima! Però non è tutto agitato. Siamo saliti dal culo del toro. Non ce l'ha fatta. Parliamo con lui, che è più vicino. Era lui Fozio, pezzo di merda, ti uccido. Io ti vedo più vecchio, Fozio, fiato di cane. L'ultima volta che Beh. ti ho visto, credo di aver dato fuoco alla tua nave. Allora ci siamo vendicati. Alla mia nave e alla mia barba. Per fortuna ora non lavoro quasi più. Come funziona qui? I mercenari sono pagati meglio che a Cefalonia? Certo che sì. Di sicuro qui pagano meglio di Marco. Chiunque paga meglio di Marco. Andava bene che accettavo io tutti i suoi folli contratti. Io avevo capito subito che era un imbroglione. Ora accetto solo gli incarichi semplici. In questo momento sto lavorando come guardiano. Un lavoro quasi sempre facile. Mercenari una volta, mercenari per sempre. È un lavoro che non finisce mai. Hai ragione. Me ne sto avendo la costa. I problemi se ne vanno. E ritornano più grossi di prima. È successo qualcosa? Due sacerdoti hanno saccheggiato questa tesoreria. Hanno preso gli zaffiri offerti da un re tracio. Al tuo datore di lavoro non piacerà. No, ma a te piacerà questo. Da una lezione. Trova gli zaffiri. E ti pagherò molto di più di quanto prendevi a Cefalonia. Va bene. Ma cosa? non ho dimenticato i vecchi tempi. Ti devo un Siamo favore. buoni noi. Dico, Non serve la ricompensa. merda, senti questa fa adesso. Io che credevo di essermi rammollito. Sacerdoti, quindi. Da dove cominci? I sacerdoti non sono nati per tirarmi. Saranno nascosti in qualche luogo tranquillo. Controlla le grotte a ovest di qui. Non pensavo che i sacerdoti rubassero i gioielli. Non hanno toccato le dracme né l'argento. Sapevano che quegli zaffiri erano gli oggetti più preziosi. Sono dei sacerdoti, di questo. Ora che ci penso, ho trovato un sacerdote nato. Aveva addosso un anello. Che Zeus mi fulmini! Sono proprio loro! Altri indizi? Parlava di andare al forte di Despina a vendere il bottino. Vado a dare un'occhiata. Ok, quindi era la cosa che avevamo visto prima. Però una cognata pensione. Prima però vediamo quell'altra che se è più vicina facciamo quell'altra. Ok, parole tue però, eh.
Ici, ti sei persa. Lo faccio? Sander? Lo faccio? Ho sempre desiderato un'amante matura. Ma Granny. Gallina vecchia e... Andiamo con gallina vecchia, Flavio? Dai, tanto sono sicuro che Xander... Scopati la vecchia, immaginavo! Certe cose migliorano invecchiando, no? Secondo te? L'oracolo ha detto che se voglio vivere lungo e felicemente, devo restare giovane nel mio cuore. Ma non divaghiamo. Mi serve il tuo aiuto qui del tuo magnifico corpo. Felice di Ci ha sentirti. frangiorato. Ora con mio marito, qualche difficoltà a soddisfare la mia sete di piacere. Immagino chiunque ti chiederebbe. Ho molti amanti, ma lui è la mia anima gemella. Quando siamo insieme è indescrivibile. Allora non descriverti. Da Scusa. giovani correvamo nella foresta al chiaro di luna, ci toglievamo i vestiti e ci facevamo piacere a vicenda fino Beh, tanto all'alba. siamo dopo la mezzanotte. Viaggiavamo in tutta la valle. Sei piena di energia. Spero di arrivare alla tua età con il tuo carattere. Ho più carattere adesso che mai nella vita. Cos'hai a che fare questo con me? Ho sentito l'impotente elisir in grado di fornire il vigore e l'energia di Eros. Se mi porterai gli ingredienti, potrò prepararlo per mio marito. Non ce la facciamo la vecchia. Scrotto di un Quando orso. scioparti ti ricompenserò al dovere. Sono certa che anche Corago lo apprezzerà. Dove trovo un orso più in giro? Ho sentito che un grosso maschio ha occupato la grotta vicina al santuario. Ci sono cervi da queste parti? Ma siamo in Focide, ci sono cervi dappertutto. Questo elisir sembra strano. Dove ne hai sentito parlare? Me l'ha consigliato la Pizia. È così saggia, mi ha risolto un problema che non sapevo nemmeno di avere. Ah, non avevi il problema. Parlerò con l'ingrediente. Sta Matusalemma per la ragnatela là sotto e si prende il lusso di darti il 2 di picche. Ma non esiste. E beh, perché già c'è l'amante, dai. Concediamoglielo. Allora. Vabbè, ho qua, vabbè. Allora, vediamo l'altra invece missione. In teoria nell'andare mi potrebbe portare un cazzo perché devo andare di qua. Ah, devo andare qua, ah, già ci sono stato. Andiamo qua, poi per ritorno su, faccio queste due parti e può darsi che trovo pure gli orsi. Che belli questi caricamenti lenti. Minchia.
Ma tanto prima o poi imparerà a volare, Alexander, fidati. Questo è un alce però, beh. Dai. Aquila, fanculo, uccidi. Non dovevo. Mi sa di no. A mo' è diventata spartana perché abbiamo vinto una cosa. È un fischio, Madonna santa. Sì, l'aquila sì, ma solo i cosi, solo gli animali. È morto anche questo. Vai su, sbrigati, mi sono rotte le scatole di fare questa cosa. Fatta 3.000 volte. Dai, vieni qua. Che siamo tu? Oh, K. Se ritorni entro l'una e mezza, ci siamo ancora. Ok, fate una tazza anche per me, eh. Io prendo alla pesca. E questo è un altro. Massacro tutti. Vi ho fatto vincere, ma adesso vi uccido. 1-1. Allora, torna all'attacco a vedere dove stanno tutti. Che non mi fa fare la trappola su.
Non mi fa mettere la trappola per di... Ah, può darsi che ancora quella dell'altra volta, è probabilissimo. Qua dentro perché quelli parlano bene? Madonna, quanta cattiveria subito, neanche mi hanno visto. Minchia, non vedo niente. Aspetta che me la voglio vedere, la scena in cui tu dai l'allarme e muori per la mia trappola. Oh, non sale, sta scema. Sali! Oh, ce l'ha fatta dopo che si è presa 7 frecce. Niente, sono lì. Dai, che devo tenere la telecamera verso di là. Dove vedete quello che esplode? Non è esploso? Oh, è esplosa la cosa, hai visto? Lui è morto. A mo' sali fino a su, brutta merda, eh? Sì. Ma chi vieni? Nulla. Vada a fuoco. Ha dato fuoco ai suoi. Minchia quanto sono grossi questi due. Madonna, ha previsto dove sarei arrivato?
dovrebbero più vedere. E uno ucciso così. Dici? Boh, si sono fatti male da soli, ma come fanno? Combattere, insultati dai, noi il vostro che usate lo scudo invece che farvi avanti così come faccio io senza niente, eh? No, 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 per farvi male, dai, andiamo su, andiamo su, andiamo su, vieni qua. Sono più in alto di voi! Voi avete perso! Vola giù! Liscio come l'olio! E ti ho levato lo scudo! Ah, è morto quello perché è cascato giù. O dal veleno, forse dal veleno pure. Comunque è morto. È morto pure lui. Perché non posso salire qua? Altrimenti gli levo poco perché sta a livello 1 in più di me. Oh, perché non la pio? Sta cazzo di riga di merda. Oh, ma di che? Che cazzo? La riga di merda. Eccoci, aiuto. Ma perché ti blocchi, Cristina Aguilera? No, perché sto pensando a quel gatto di merda che mi leva un casino ogni volta che mi tocca. Sti pezzi di merda senza madre. Guardala, non accelera il passo per tutti. Sono morto?
Aspetta che ti leggo, eh. Ciao Flavio, allora, a domani. Oh, e adesso stiamo a mettere però. Senza quella tigre di merda sei morta. O morto quello che sei. Non è vero. Mi sta spaccando il culo lo stesso. Liscio, si liscio, si liscio, si liscio e riliscio. Devo ammazzare pure l'orso lì dentro. Boh. Ho ucciso loro e vi leggo subito. Muori, muori, muori. Comunque ho fatto il tè allo zenzero con i biscotti alle mele Mulino Bianco. Ecco, quella parte finale purtroppo non è che mi piacciono tanto, ma se le mangio muoio perché il latte da Mulino Bianco mi stende. Ma ti piace la pesca, va bene. Ho anche quello verde di varie tipologie e quelli misti. Fragole, pancake, cioccolato alle pe... Madonna santa! Non sapevo neanche l'esistenza di quella pancake o cioccolato alle pere. Noi di solito usiamo quella alla pesca, quella alla fragola. Cazzo, sta arrivando un altro. Mi devo far vedere, se no non finisco più di combattere qua, eh. Che livello è sto mercenario? 16. No, non me ne frega, vattene. Io devo battere l'orso però. Non è finito. Ho un problema con te, ho notato. Che morbido. Allora, in tutto abbiamo fatto tutte le missioni che ci servivano, quindi teletrasportiamoci. No, cazzo, non l'ho fatto. Porca merda, non ho attivato il viaggio rapido da lì. Vabbè, almeno risparmiamoci un pezzettino. Se prima di andare a dormire devo prendere un occhio, che palle. Amore! Siete persa?
Ti sei persa? No, no, no. No! No, che palle, non lo posso dire qua allora. Non dirlo, no, io dico. Madonna, morde tanti. Salta, perché non salti andando su? Giustamente, Alexander. Giusto. Perché non ce la fa? Io ti uccido. Bastardo. Speriamo di no. Non mettere un altro mercenario. Infatti. Addio, Fazio. Se rivedi quella canaglia di Marco, digli che pretendi il salario minimo. Era una battuta politica, no, 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 parliamo in una battuta politica quella. Evatevi dal cazzo, sto passando io. Madonna, questo è molto più vecchio delle elezioni però, eh.
Lascia che ti soddisfi io. Lo faccio. Tanto Xander pure conferma. E niente. Coglione. Se non è Berlusconi fosse già candidato. Oh, Madonna quanto tempo. Mi sono fatto la moglie e mi ha pure pagato. Ma mi hanno pagato a me però. Quindi non posso ancora prendere quella, che palle. Anch'io tantissimo, perché ti fa ammazzare l'idea questa cosa, perché tu puoi fare tutto ormai. Ma non ti ha fitto il culo? Aumento del danno dell'assassino d'assordimento e d'assordimento al 30%. No, facciamo questo, aumentiamo il danno d'assassino, che almeno posso ammazzare pure qualcuno in più. Ci sarebbe la bacheca lì per le missioni. L'arco migliore è quello che ho adesso. Allora pure la cintola forse. No, la cinta è sempre migliore con la mia. Gli stivali. Gli stessi. Oh! Minchia. Ok. Oh! Sì, infatti, però ha sbagliato le parole. Dove sta l'aquila per... Devo accettare il coso, l'elisire e dire ah, adesso posso soddisfarvi tutti e due.
Dici, mi fai un favore grandissimo? Mi trovi Loki Task? Ok. No, no, vabbè. C'è Ciao. pure, è tornato pure Davide. Ciao, buonanotte ragazzi. Devo fare il sigaro e matto. Oh, guarda qua che ci sta, eccola. Ha detto che sei stata più veloce di Batman quando scompare mentre parli. Dai, yeah. Comunque ti hanno salutato, Il santuario di Delphi. Gli dei in persona sorvegliano questa terra. Potenzia. Buono. Potenziamo quell'arco, sono le due cose più potenti che ho. Potenziamo lo bracciale, però quello mi dà tanto d'armatura. La gonnina non posso, questa non posso perché non ho più le pelli. Però per fare la pelle basterebbe smembrare. Sei tornata? La serie certe volte ritornano. Le Le cuffiette! Ciao Batman! Dice che è nera e nera e via! Come il vento! Preferisco più il danno d'assassino. Ok, che l'armatura che è tanto inutile. Va bene, allora vendiamo tutto il rimanente. Quindi questa si vende, questa si vende, questa si vende, questa si vende, questa si vende. Lo so, ma non so se ne abbiamo già parlato, ma mi piangerebbe il cuore a saperlo a casa da solo, se averlo preso per poi lasciarlo quasi tutto il tempo a casa da solo. Io sono un amante dei gatti, li adoro, però purtroppo per questo mi piangerebbe il cuore. Mi nascondo qua dietro. C'è un cacciatore di taglie. Che tanti mi dicono pure, dicono, ma tanto il gatto da solo sta bene, però. Appunto, tanti me lo dicono. Tanti dicono, no, vabbè, ma tanto il gatto sta bene da solo, lo tieni lì a casa. Sì, più in là forse, più avanti, perché io il gatto lo voglio, quindi a me piace. Quindi un gatto lo vorrei, però.
Proseguo. Appunto. Grazie Leoli, il guru per il follow, non riuscivo a leggere da nessuna parte il nome. Grazie mille. E per te ucciderò lui. A lei anzi. Troppo presto secondo te, eh? Te l'ho tolto! Tranquillo. Aia! Allora pure io uso il veleno. Oh guarda, uno un po' menasse con un'altra persona che arrivano tutti a guardare. Ma se può. Ma fatevi cazzi vostro voi. Ciao. Facciamo così allora? Sbagliato. Abbiamo preferito fargli fare il coso. Recluta, dai, eh! Però se ne sono andati. Dovevamo fare la challenge, ma abbiamo preferito evitare perché stavamo un pochettino stanchi. E più che altro è da parecchio che devo andare avanti con il fumetto uscire, quindi abbiamo preferito dedicarci a quello. Però non ti preoccupare, arriverà a breve. In più oggi veramente non ho potuto settare bene le videocamere, quindi non c'ho ancora le... Devo riuscire a settare in modo tale la telecamera che mi arrivi fino a qui a destra, per avere uno spazio dove facciamo gli addominali e tutto quanto. Perché tu, Davide, devi sapere che voglio provare a fare una cosa. Dato che sia io che Shira ci dobbiamo mettere in forma. Lo devo ammazzare? Sì. Allora, dato che ci dobbiamo tenere in forma, ma non abbiamo, tra virgolette, tutta sta, non dico voglia, però sta cosa di iniziativa, sto, non mi viene la parola neanche, talmente non c'avevo, non mi viene neanche la parola, la motivazione, lo so, e appunto non abbiamo la motivazione. L'ho detto, la motivazione che possiamo avere, che ci potrebbe pure aiutare nel canale, e fare una challenge. La challenge sarebbe questa qui: giochiamo a wrestling, a WWE 2K18, perché è quello che ho, non ho il 19, ho il 18, e per ogni follow che entra a testa, poi vediamo pure, decidiamo bene quella sera com'è la situazione, faremo tot addominali. Arrivato a un tot di follow, il numero degli addominali aumenterà. Arrivato un tot, e giustamente come follow
so che non ci saranno quasi per niente, e anche le subscribe. E le subscribe faremo un'altra cosa, per esempio o flessioni o la panca e così via. Però devo settare in modo tale perché la cameretta qui è piccola, quindi non ci possiamo mettere qui a farle. Oppure sì, questo si potrebbe mettere, ma ci penso. Vabbè, devo vedere bene una stanza dove metterci. Una stanza, un posto dove mettere una webcam per vederci, però mi manca solo quello lì e poi iniziamo. Eh no, quello no, deve essere un nuovo follower, perché se tu lo levi e lo rimetti, a me non appare la cosa che l'hai levato. Che siamo bastardi entrambi, ho letto adesso proprio quello che ha detto Davide. Ridi. Puoi soffrire, raga. Mo è vero che la panza è aumentata, però. Allora, noi qua. Ma devo vedere un attimo le missioni. Faccio altre. Quello volentieri, se fai altri account va benissimo, basta che poi non li disattivi, a me va benissimo, l'importante è che aumentano i follow. Uccidi i banditi, uccidi i soldati ateniesi, uccidi gli spartani, uccidi il politico, vediamo se è questo. Crudeltà. Mi faceva molto bene, anzi, ci dovresti pagare come personal trainer. Oh, calma, eh. È una missione fatta. Oh, voi due, che è sta quella lezione? Sono 1093 me. Sono degli utenti user ad essere pagati, no? Purtroppo avete sbagliato persona perché avete beccato quello che c'ha meno soldi di tutti qua in mezzo, eh? Certo. Come no? Tutto che morbido. Nessuno parla di soldi, come no? Ha detto che vi devo pagare io. Non ti so, li ammazzo tutti così, basta. Sono stufata. Da cattiveria. Dove state? Ma che cosa stai prendendo lì? Ti uccide e basta. E a te? Questa è Sparta. Questa è esperta. E questa è aperta. Appunto, aperta. Così. Già ammazzati tutti. Oh. Oh, dissi stai. Sottilissima. L'altra volta gli ho proposto di regalarmi la PS4, come vedi non ha accettato nemmeno questo. Perché? Vai su! Che cosa c'è di... Non posso né scendere né salire, né scendere... Ah, non scendere... Non sale?
No, sono rimasto bloccato qua anche. Quanto sono belli i bug di Ubisoft. Andiamo a uccidere pure questi. Oh, mi manca la nave con i cori da nave. Oh, litigate, sa? Messo. Vado più veloce del mio cavallo, scusa un attimo. Ah, eccoli. Ora è al volo. Di qua. Ma sopra la roccia, quindi niente. No, è più basso? Ah, sono quelli che stanno dentro lì, mi sa. Mi sa di sì. No, vado giù e ammazzo tutti. Ma sono ammazzati infatti tutti prima. Com'è? Replay di quello che è successo qualche mezz'oretta fa, forse un'oretta. Già l'avevo ucciso prima. L'altra dove sta? Madonna santa, dove sta? Ah, non posso fare il viaggio rapido, eh? No, perché sento la grotta. Non si esce da qua. Che poi Xander, per fare la challenge dovrei un po' pubblicizzarla di più, perché altrimenti c'è il rischio che non venga proprio nessuno a fare la cosa, quindi devo avere proprio una giornata che ho la possibilità di spingere la cosa. Andiamo qua, facciamo l'ultima missione e poi ci fermiamo perché è l'una e mezza. Che significa per ora? Andiamo dente, orco giù.
succede? Una cassa di buon vino è caduta in mare. I pirati hanno affondato un mercantile. Mi serve quel vino per il banchetto di stasera. Forse puoi ancora recuperarlo, se hai voglia di farti un bagno. Solo chi ha davvero coraggio si avventurerebbe in quelle acque. I pirati sono ancora nei paraggi e ho sentito di uno squalo avvistato vicino al porto. Dovrei uccidere tutti gli squali. Per Zeus, faresti questo per me? D'accordo, ci sto. Bene, mi rendi un grande servizio. Ci penso io. E oddio, devo uccidere 5 squali in tutta la Grecia proprio. Vabbè. Ragazzuoli, io mi fermo qui. Perché il dolore al dente è diventato insopportabile. Ohia, tirchissimo. No, tirchissimo, non ce l'ho. Per quanto dicevi tu, per la sponsorizzazione è un po' particolare la cosa. Oh. Cioè invece lui fa. E devo sbloccare questo allora. Non c'ho il legno, vabbè. Salviamo. Però quando sarà famoso cambierà tutto. E noi saremo stati i primi a vedere l'ascesa. Guarda, se diventerò famoso, fidatevi, sarete i primi ad avere anche voi la parte. Soprattutto tu, Xander, che mi sei stato a fianco per tutto questo periodo. Ah, grazie che mi hai detto, non lo sapevo. Ma però adesso mi devo fermare perché ho il dente che sta bestemmiando da almeno un'ora e adesso sto raggiungendo il limite proprio del dolore. Quindi, e tanto poi domani devo svegliare presto, quindi... Cioè, aspetta, non... Aiuto, non sto capendo... Aspetta, fammi rileggere tutto. Allora... Ah, aspetta, prima rispondo a quello che aveva detto Xander. Per quanto riguarda Facebook, la cosa che hai detto tu sarebbe utile ma non tanto, perché se sei una persona veramente famosa, allora se dici fra una settimana farò questa cosa, la gente ti aspetta e ti segue. Quando sei una persona che è poco conosciuta, anche se piace la cosa, vede che fra una settimana dice ah sì, forse lo vedo. Poi quel giorno di quella settimana se ne dimentica, quindi deve essere una cosa che esce stamattina dico stasera faccio quello che hai detto tu su Facebook e sugli altri social, ma lo devo fare la mattina stessa. E quella è una cosa, secondo me non mi accontenta, come per i soldi a Tyrkion, non ce li ho già risposto prima. Però quando sarà famoso cambierà tutto e noi saremo tutti i primi a vedere l'ascesa. Matteo gioca qua, noi ti paghiamo, complottiamo, voglio fare l'admin. Vabbè, Leola, volevo risposto, grazie per l'aiuto. Quello da dittatura, un messaggio utente ogni 10 minuti. Ah, ecco che cosa significa per fare l'admin. Scegliete con cura le vostre parole. Io e Xander stiamo complottando. Tutte le madonne che mi hai fatto buttare in FF9 mi aspetta un sacco di vantaggi. Ah, voglia! Ti ripeto, Xander, tu sarai il proprio, come si chiama, l'admin, quello principale, e avrai tutti i vantaggi possibili e immaginabili. Davide, per amore, sarà sempre quello che mi aiuterà. Madre, magari il remix del 7 non puoi capire. Io già ho detto, farò le live prima di tutto. Ma devo escogitare un modo per mettere la webcam di là al televisore in sala, perché lo devo giocare al televisore gigante, non posso giocarlo qui da questo piccolo. Buonanotte, grazie mille Leo, grazie per la compagnia. Spero che ti è piaciuta questa serata un po' caciarona e che ci ritornerai a trovare. Scusate se guardo a destra, ma purtroppo ho la chat a destra e anche la webcam. Almeno guardo voi quando parlate.
Notte a tutti, allora io mi sono divertito, sono felice. Sì, lui sarà il nostro braccio destro. Tu sarai il mio braccio sinistro. Perché il braccio sinistro però come. Che significa? Se solito sento solo il braccio destro. Abbiamo un'alleanza. Vabbè, comunque se ci siete domani mattina di porto Final Fantasy 8. Giustamente tocca andare avanti anche su Final Fantasy 8. E domani sera mi sa che riporterà Shira e The Witcher 3. Pomeriggio non so perché io lavoro. Claudia ritorna verso le 3, ma penso che o farà il fumetto o dorme. Sera se ci sei The Witcher 3. Tu Xander domani mattina ci sei? Se ci sei allora porto Final Fantasy 8, se non ci sei. Ok. Se no ti portavo di nuovo questo. Allora, domani mattina Final Fantasy 8. Allora ragazzuoli, io vi ringrazio con tutto il cuore, come sempre. Xander, grazie per la compagnia, grazie a te Davide di essere passato. Buonanotte a tutti e ci vediamo domani. Tolgo le cuffie. E guardate lì dietro Serafimon, no, dove Serafimon e il mantello di Noctis e la spada di Monster Hunter. Si vedono poco, però ci stanno. Vabbè, vi saluto, un bacione, a domani. Ciao.